Nel video di oggi affronteremo un argomento molto delicato, ovvero quello relativo ai disturbi della personalità. Circa il 9% della popolazione soffre di disturbi di personalità, ma la maggior parte delle persone affette da questi disturbi non se ne rende conto e nel corso della propria vita finirà col conviverci, ma senza mai rivolgersi a servizi di salute mentale che potrebbero aiutarle nel loro percorso. Le persone con un disturbo di personalità mostrano modalità rigide e inflessibili di percepire, reagire e interfacciarsi agli altri e agli eventi della vita, al punto tale che le relazioni con le persone possono diventare difficoltose, conflittuali o in casi estremi vengono addirittura evitate, causando sofferenze significative a sé e agli altri. Tali modalità di percepire e comportarsi tendono ad instaurarsi durante l'adolescenza e la prima età adulta in modo relativamente stabile. Il contenuto di questo video è tratto da un articolo su Psychology Today. Potete trovare il link all'articolo originale nella descrizione sotto il video. Allego anche il link all'articolo poi tradotto in italiano che ho usato per fare questo video. Se siete interessati a vedere altri video di psicologia, vi consiglio di iscrivervi al mio secondo canale, 3 minuti di evoluzione, in cui potete trovare diversi video a riguardo. Lo studio della personalità umana o del carattere risale all'antichità. Nel suo scritto I caratteri, Teofrasto, allievo di Aristotele, divise il popolo di Atene del IV secolo a.C. in 30 diversi tipi di personalità. Tali caratteri esercitarono poi una forte influenza sui successivi studi sulla personalità umana. Il concetto di disturbo di personalità è invece molto più recente e può essere fatto risalire alla descrizione fatta nel 1801 dallo psichiatra francese Philippe Pinel della manie sans délire. Spero di averlo pronunciato correttamente, non ho mai studiato il francese. Una condizione caratterizzata da esplosioni di rabbia e violenza, in assenza di segni di malattia psicotica come deliri e allucinazioni. Alcuni decenni più tardi, nel 1896, lo psichiatra tedesco Emil Kraepelin descrisse 7 forme di comportamento antisociale sotto la definizione di personalità psicopatica. Il termine disturbo di personalità, inizialmente utilizzato solo per designare la personalità antisociale psicopatica, fu successivamente ampliato da Kurt Schneider per includere tutti coloro che soffrivano di personalità abnormi. Il testo di Schneider, Personalità psicopatiche del 1923, costituisce ancora la base delle classificazioni correnti dei disturbi della personalità, come quella contenuta nel manuale diagnostico dei disturbi psichiatrici, il DSM-5. Il DSM-5 elenca 10 disturbi di personalità e li divide in 3 gruppi o cluster, A, B o C. Cluster A, caratterizzato da comportamenti strani e bizzarri, disturbi paranoide, schizoide, schizotipico. Cluster B, caratterizzato da comportamenti drammatici e instabili, disturbi antisociali, borderline, istrionico, narcisistico. Cluster C, caratterizzato da comportamenti ansiosi e timorosi, disturbi evitante, dipendente e ossessivo-compulsivo. Vediamo ora queste tipologie di disturbi di personalità più in dettaglio. Iniziamo da quelli appartenenti al cluster A. 1. Disturbo paranoide di personalità. Il disturbo di personalità paranoide è caratterizzato da una sfiducia diffusa verso gli altri, comprese le persone familiari come gli amici e i partner. La persona teme costantemente che gli altri vogliano nuocerli ed è costantemente alla ricerca di indizi per confermare le sue paure. Questi soggetti sono di indole diffidente e guardinga e tendono ad interpretare negativamente intenzioni e azioni altrui. Sulla base della loro sospettività, possono arrivare frequentemente ad attuare rappresaglie e addirittura azioni illegali contro le altre persone. In generale, questi soggetti possono avere la tendenza a vivere una vita ritirata e avere difficoltà a impegnarsi in relazioni strette. 2. Disturbo schizoide di personalità. Coniato da Bleuler nel 1908, il termine schizoide designa una naturale tendenza a dirigere l'attenzione verso la vita interiore piuttosto che sul mondo esterno. Nel disturbo di personalità schizoide la persona è distaccata e distante dal mondo esterno e incline all'introspezione e alla fantasia. Questi soggetti non hanno alcun desiderio di relazioni sociali, affettive o sessuali. Sono indifferenti agli altri, alle norme sociali e alle convenzioni e mancano di risposta emotiva fino a poter apparire freddi ed insensibili. Raramente questa patologia arriva all'attenzione clinica, in quanto i soggetti affetti da questo disturbo non provano disagio per il loro isolamento, né sono eccessivamente preoccupate dal fatto di avere poche relazioni.
Una visione alternativa è che i soggetti affetti da questo disturbo siano molto sensibili. Nonostante abbiano un profondo desiderio di intimità, trovano l'iniziare e il mantenere una relazione troppo difficile ed angosciante, e ciò li conduce a ritirarsi nei loro mondi interiori. 3. Disturbo schizotipico di personalità. Il disturbo schizotipico di personalità è caratterizzato da bizzarrie nell'aspetto, nel comportamento e nella comunicazione, unite ad anomalie di pensiero simili a quelle che si osservano nella schizofrenia. Le anomalie del pensiero possono includere credenze strane, pensiero magico, sospettosità, ruminazioni ossessive ed esperienze percettive insolite. Le persone con disturbo schizotipico spesso temono le interazioni sociali e vedono gli altri come malintenzionati. Hanno inoltre idee di riferimento, cioè impressioni fugaci, che soggetti, persone o situazioni abbiano un significato speciale per loro. Ad esempio, possono pensare che i segnali di un vigile in mezzo al traffico siano una modalità con cui gli viene comunicato il loro destino. In media, le persone che soffrono di disturbo schizotipico hanno una probabilità relativamente maggiore di sviluppare successivamente schizofrenia. Passiamo ora ai 4 disturbi appartenenti al cluster B. 4. Disturbo antisociale di personalità. Il disturbo antisociale di personalità, molto più comune negli uomini piuttosto che nelle donne, è caratterizzato dalla messa in atto di condotte che ledono ai sentimenti e ai diritti altrui. Questi soggetti tipicamente ignorano le regole e gli obblighi sociali, sfruttano gli altri per ottenere vantaggi personali, sono impulsivi e irresponsabili, ostili e violenti, e a fronte dei danni che causano agli altri non provano colpa. Inoltre, non si prendono le responsabilità dei propri comportamenti, ma incolpano gli altri. Questi soggetti sono inclini all'abuso di alcol, di sostanze e non di rado hanno precedenti penali. In molti casi non hanno difficoltà a trovare relazioni e possono anche apparire personaggi affascinanti, il cosiddetto psicopatico affascinante. Tuttavia i loro rapporti sono di solito turbolenti e di breve durata. 5. Disturbo borderline di personalità. Nel disturbo di personalità borderline, la persona sperimenta cronici sentimenti di vuoto, paure, di abbandono e instabilità emotiva. Le relazioni sono intense ma gravemente instabili e tumultuose, caratterizzate da frequenti discussioni, rotture e cambiamenti drammatici della visione degli altri, con oscillazioni tra sentimenti di idealizzazione e totale svalutazione. Gli sforzi disperati per evitare l'abbandono da persone significative si esplicano in minacce di suicidio e atti di autolesionismo, motivo per cui le persone con questo disturbo giungono più frequentemente di altri all'attenzione clinica. Vi è inoltre una marcata instabilità nell'immagine di sé, nell'umore con cambiamenti repentini, esplosioni di rabbia e di violenza, in particolare in risposta alle critiche, e una marcata impulsività che si manifesta in abuso di sostanze, promiscuità sessuale, abbuffate e altre condotte rischiose. 6. Disturbo istrionico di personalità. Le persone con disturbo di personalità istrionico cercano sistematicamente l'attenzione e l'approvazione degli altri, dai quali dipendono fortemente. Spesso possono drammatizzare l'espressione dei sentimenti e apparire come se recitassero una parte, nel tentativo di attirare l'attenzione. Le modalità di questi soggetti sono vivaci ed espressive, dedicano tipicamente molta attenzione al loro aspetto fisico e si comportano in modo sessualmente provocatorio o impropriamente seducente. Tuttavia, spesso non desiderano una relazione sessuale, ma il loro comportamento esprime un desiderio di essere considerati ed accuditi. Date le modalità relazionali utilizzate, le altre persone possono con facilità coinvolgersi emotivamente con questi soggetti, ma i rapporti sono spesso superficiali e poco sinceri. Questo è particolarmente doloroso per loro, che sono particolarmente sensibili alle critiche e al rifiuto. 7. Disturbo narcisistico di personalità. Il disturbo di personalità narcisistico prende il nome dal mito di Narciso, un bellissimo giovane che si innamorò del suo riflesso nell'acqua. Nel disturbo narcisistico di personalità, la persona ha tipicamente un senso esagerato del proprio valore, detto grandiosità. Ha costantemente bisogno di essere ammirato e manca di empatia verso gli altri. Dal momento che credono di essere speciali o superiori, questi soggetti si aspettano di essere ammirati ed invidiati e si sentono autorizzati a sfruttare gli altri per i propri fini. Agli occhi degli altri possono sembrare egocentrici, egoisti, insensibili e controllanti. Possono essere molto sensibili ai fallimenti, sconfitte e critiche. Se vengono offesi o ridicolizzati, possono essere presi da un impeto di rabbia distruttiva e vendetta detta rabbia narcisistica. Se volete approfondire l'argomento del narcisismo, vi consiglio di dare un'occhiata al video Come riconoscere un narcisista, che potete trovare sul mio secondo canale 3 minuti di evoluzione, al quale non ho dubbi siate già iscritti. Per ultimo c'è il cluster C,
8. Disturbo evitante di personalità. Nel disturbo di personalità evitante la persona presenta un forte desiderio di affetto ed accettazione sociale, ma evita i rapporti intimi e le relazioni per timore di essere inadeguata, inferiore, poco attraente e di conseguenza di venire criticata e rifiutata. Questi soggetti sono molto trattenuti nelle relazioni sociali, timidi ed isolati. Evitano di incontrare persone a meno che non siano certi di piacere e evitano di esporsi a qualsiasi novità o rischio. A differenza dei soggetti schizoidi, soffrono molto per la loro condizione di isolamento. Questo disturbo è fortemente associato ad esperienze di rifiuto reale o percepito durante l'infanzia. La personalità evitante è simile al disturbo d'ansia sociale. 9. Disturbo dipendente di personalità. Il disturbo di personalità dipendente caratterizza persone con bassa autostima e con un bisogno eccessivo che gli altri si prendano cura di loro. Chi è affetto da questo disturbo tende a percepirsi come inadeguato e incapace di badare a se stesso, tanto che delega decisioni circa questioni quotidiane e responsabilità ad altre persone. Ciò è dovuto in parte anche al fatto che questi soggetti sono riluttanti ad esprimere le proprie opinioni per paura di entrare in conflitto con le persone che si prendono cura di loro. Visto che temono fortemente l'abbandono, fanno di tutto per mantenere le relazioni di cui hanno bisogno. Spesso immaginano di essere un tutt'uno con questi altri protettivi, li idealizzano come competenti e potenti e si comportano nei loro confronti in modo sottomesso. Le persone con disturbo di personalità dipendente spesso si accompagnano con persone con disturbo di personalità di cluster B, che si nutrono di questa considerazione incondizionata. 10. Disturbo ossessivo compulsivo di personalità. Il disturbo di personalità ossessivo compulsivo è caratterizzato da tendenza al controllo, perfezionismo e dedizione al dovere e alla produttività a scapito del tempo libero. Questi soggetti sono eccessivamente preoccupati per i dettagli, le regole, le liste, l'organizzazione e gli schemi. Sono persone affidabili, responsabili, metodiche, ma anche rigide ed inflessibili. Faticano a prendere decisioni e sono inclini al dubbio poiché sono abituati a considerare tutte le possibili opzioni da vagliare con i relativi pro e contro. Non tollerano gli errori e le imperfezioni, hanno dunque difficoltà a portare a termine le attività iniziate. Sono spesso tese e tale ansia di fondo nasce dalla percepita mancanza di controllo sulle cose del mondo che vorrebbero illusoriamente controllare. Di conseguenza tollerano difficilmente le zone grigie e tendono a semplificare l'universo in azioni o assolutamente giuste o assolutamente sbagliate. I soggetti con personalità ossessivo-compulsiva sono spesso uomini di successo, in particolare in campi intellettuali. Tuttavia l'eccesso di conscienziosità li porta a non godere mai dei loro successi. Tipicamente non sono a loro agio nelle situazioni emotive e razionali in cui non hanno controllo o quando sono esposti al cambiamento. Se avete sofferto in passato o soffrite tuttora di problemi con questo disturbo di personalità ossessivo-compulsivo, vi consiglio di dare un'occhiata al video "Perché essere perfezionista ti sta sabotando", che potete trovare su questo canale. E voi, vi vedete in uno o più di questi e come ci convivete? Ovviamente tutti i disturbi riportati possono presentarsi in forma più o meno forte, quindi non è semplicemente una questione di ce l'ho o non ce l'ho, ma di come questo disturbo realmente influenza la vita di chi ne affetta. Se vi va, condividete la vostra esperienza nei commenti. Ho anche trovato un articolo interessante su come far fronte al meglio a questo tipo di disturbi e potrei fare un video dedicato a riguardo più avanti, molto probabilmente sul secondo canale. Fatemi sapere comunque se è qualcosa che potrebbe interessarvi. Se ti è piaciuto il video sarei grato se potessi mettere un like e condividerlo se pensi che qualche tuo amico possa trarne beneficio. Lascia inoltre un commento se vuoi condividere con la nostra community una tua esperienza a riguardo. Se vuoi vedere altri video come questo in futuro e non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale cliccando il tasto rosso sotto a destra e attiva la campanella di notifica. In questo modo verrai informato ogni volta che un nuovo video verrà caricato sul canale. Buona giornata!